Ciao ragazzi, sono Gianni Castelli, vengo direttamente dalla Sicilia, una bellissima terra, precisamente da Palermo, e oggi mi trovo qui dopo un anno all'Elite Air Transplant a Istanbul, dove io sono venuto a controllo dopo un anno dopo la mia operazione. Ovviamente al momento non ho le foto di com'ero l'anno scorso, ma rispetto all'anno scorso diciamo che ho avuto un grande miglioramento. Ho avuto nuovamente i miei capelli, quindi è una cosa estetica, quindi mi sento molto più contento, vado in giro molto più sorridente. Parlando nella città, c'erano degli amici miei che mi avevano notato questo mio cambiamento da senza capelli a con i capelli, e mi hanno detto, dice, ma cosa hai fatto? Dice, hai comprato una parrucca? Ho detto no, sai, sono andato a Istanbul in Turchia, che sono i numeri uno del trapianto dei capelli, con metodi metodi molto all'avanguardia, dalla clinica, staff, dottori, tutti gli assistenti, traduttrici in italiano, che ti aiutano, sono simpatici e ti accompagnano durante i due giorni di percorso. Io sono venuto qua per dare la mia testimonianza, in quanto ho avuto una bellissima esperienza, la consiglio vivamente. Ho portato degli amici miei direttamente da Palermo, e sono due imprenditori. Vi presento Salvatore e Salvatore. A Palermo il nome Salvatore è Totò, diciamo che è molto famoso. A me hanno messo Giovanni, però va bene così. Vi ringrazio di tutto, ringrazio Margherita, Claudia, che sono le traduttrici, ti coordinano durante l'operazione, e il post operatorio, che c'è anche Noemi, che la saluto, che vi dà tutta l'assistenza necessaria. Vi faccio raccontare l'esperienza degli amici miei direttamente da Palermo. Dopo aver sentito Giovanni, quello che vi posso dire, diffidate dalle imitazioni. Qui abbiamo trovato il top, sia come personale che come addetto ai lavori. Sono contento, sicuramente tornerò, perché sto facendo il trapianto in due fasi e penso di tornare di sicuro. Ciao. Allora, salve a tutti. Sì, infatti, grazie a questo matto qua che ci ha parlato della sua esperienza lo scorso anno, avendolo visto senza capelli prima e con i capelli dopo, io già avevo qualche curiosità in merito, perché conoscevo tramite i notiziari in Italia che a Istanbul c'era il top per quanto riguarda questo genere di operazioni per il trapianto dei capelli, e quindi niente, mi sono convinto con tanta fiducia a venire qua, e devo dire che mi ha sorpreso, oltre la bellezza, la pulizia della clinica, la grande professionalità, a partire dal dottor Balbi, fino a tutto lo staff che ci ha operato, agli assistenti Margherita, Claudia, Noemi, che ci stanno assistendo dal primo all'ultimo minuto. Ma una cosa che mi ha colpito positivamente è la giovane età di uno staff molto preparato, di uno staff tecnico e medico molto preparato. La giovane età, questo mi ha colpito molto, tutti bravi, preparati, giovani, quindi questi sono pronti per un'esperienza decennale per la loro vita. Io mi trovo qua perché ho deciso di venire qua perché per quanto riguarda, mi sentivo un problema e penso di averlo risolto. Sono certo che i risultati saranno come quelli che ha avuto qua Giovanni già dall'anno scorso. Un'ultima cosa volevo aggiungere: Istanbul è veramente bella, quindi vacanza e operazione utile e dilettevole.